cena dei cretini! Siamo quasi pronti per cominciare, se non fosse per un piccolissimo inconveniente. Ci servono 5 attori! Ragazzi, dobbiamo trovare uno con la faccia da rapinatore sardo. Giorgio, sì, vai tu! Trovato, perfetto, abbiamo il rapinatore! Aio, marinato! Dammi tutto quello che hai o vedrai cosa ti farò. Una signora piena di gioielli! Bravo Max, hai trovato la donna giusta! Sei contenta di partecipare alla cena dei cretini? Sono contentissima! Hai mai recitato? Sì, ho recitato e faccio teatro. Bene! Amatoriale! Chi un marito e una moglie con l'aria da ricchi! È una mega strappona! Jacques, ti occupi tu della strappona? Allora mi riabbottono. Perché che misura hai? Una terza scalza. Vera? Ma sicura. Siamo prontissimi, a tra poco con la cena dei cretini! È la cena dei cretini, è la cena dei cretini, è la cena dei cretini, è la cena dei cretini. Tutto pronto, si apre, la gente è trepidante, prendete tutti posto dentro il nostro ristorante. Io sono lo chef di livello anche mondiale, ma guarda tu la sfiga con chi devo lavorare. Ad aiutare questo cuoco sto rischiando la pazzia, lui fa sempre dei casini e poi la colpa è sempre mia. Charles Sommelier, consiglio del buon vino, che poi c'ho anche la scusa per bere un bicchierino. Son Sonia la cassiera, un disastro con i conti, a imprime d'un caffè 100 euro tondi tondi. Io vi inviterò a sedere al suono dei violini, che stiamo per partire con la cena dei cretini. È la cena dei cretini, è la cena dei cretini, è la cena dei cretini. Qua. Un'altra forchetta sporca. E nessun cretino con cui me la posso prendere. Ma lo trovi giusto, di. Grazie, signore. Con questa ci posso fare un bel pensierino sull'8 per 1000 di quest'anno. Giorgio, Giorgio, ho una notizia sensazionale che ti farà felicissimo. Sentiamo un po', vuoi dire che hai ereditato una fortuna, poi hai scoperto di avere un male incurabile e lasci tutto a me? No, ho trovato un modo eccezionale per dare lustro al nostro ristorante. Ah, quindi hai solo un male incurabile? Ma cosa stai dicendo? Mi stai augurando la morte prima delle 18? Fermi tutti, questa rapina! No, vi prego, sono troppo etere per morire, prendete lui, prendete Biccio, prendete Biccio, prendete Biccio, prendete Biccio. Ciao Biccio, come stai? Come va? Sì, sto bene, ma prendete Biccio, guarda che la mia vita... La tua vita, la tua vita, è la mia vita. Così vuoi chiudere il futuro di un grande sommelier? Jacques, non piangere. Jacques, stai piangendo. Come mai ho stai piangendo? Sto piangendo di bestia. Ma io non voglio gente che piange. Preparate. E no, girati quando ti parlo. E poi stai anche lontano perché piangere no. Piangere no. La mia vita è finita. Non mi vuole più, mi ha lasciato. Non mi vuole più. Ma io non vado al concorso. Mi serve gente che non piange. Aspetta, ad esempio, guarda, ti faccio vedere questa foto qua. Guarda, guarda che foto, eh. Sei pronto? Guardala con molto interesse. Va bene, ci provo. Guarda, 8 anni avevo, a un saggio di danza. Ma ci aveva uno scimpanzé col tutù giallo. Era la mascotte. No, quello ero io. Ma sei veramente sicura che lui non abbia un'altra? Non ho voglia neanche pensare, perché se te n'è nata, gli acci rimazzata. Farò pisciscip tutta la macchina. Ecco, no, ma se faccio scoppiare la casa. Adesso sono affari e tuoi. Poi? No, io trovo. Le schiatte ammazzate a tutte e due. Ecco, lo sai che se tu vai nel mio paese dove sono nato, ragazzo, io ero il leone del Manchester. Il leone. Tieni in giro, ragazzo Piero. Ah. Vabbè, allora. Beh, allora sei il leone del mucciucu, cioè, non ci avrai paura del ladro che è proprio dietro di noi. Dai, aiuto! Ma Max? Max dov'è? Ah, Max, Max. Sì, Max. Certo, è là, sotto la cascia. Max, per favore, non ti ci mettere anche tu, per piacere, c'è già Sonia che sta frignando da mezz'ora, vieni fuori. Ma perché? Ecco. Perché sta frignando? Ah, che botta, perché sta frignando? Mi spacchi anche perché la cassa. L'ha mollato il fidanzato, certo.
Cara Sonia, non dare retta a questi due burloni, sono dei burloni. Loro sono tutti che sanno benissimo che io ho un cuore grande da leone. Ha un cuore grande e coraggioso, anzi non avrà paura di quei ladri là, vedi? Ah!